Ecco, ci siamo tornati in collegamento in diretta, sempre da Piazza Grande, per seguire tutti i momenti di questa giostra del Saracino, che sta ormai entrando veramente nel vivo. Tutti i figuranti sono entrati all'interno di Piazza Grande, che ormai si sta riempiendo, e adesso è adesso proprio, ecco, il Alessandro culmine. Manozzi, un giostratore che ha vinto 9 giostre, corre con Giussi, una cavalla veterana di 25 anni. E anche qui si potrebbe entrare in una forma di polemica: per un cavallo che ha 25 anni possono succedere diversi problemi, e quindi non so se è anche questa da vedere, se quei veterinari decideranno in seguito di far correre cavalli con età minore, perché insomma in effetti 25 anni ha i suoi problemi. Quindi ecco, ha vinto quindi sempre con il 9 Lancio, sempre con il quartiere di Porta Crucifera. Ma lui, suo nonno correva ha corso con Porta Crucifera, suo papà ha corso con Porta Crucifera, anche se poi hanno corso entrambi anche con Porta del Foro. Carlo Farsetti ha vinto 6 giostre, 4 con Porta Santo Spirito e 2 del 2009 e 2010 l'ha vinta con Porta Crucifera. E corre con Carlito Brigante, che è un argentino di 9 anni. Ecco, questa dovrebbe essere l'età giusta per un cavallo in questa manifestazione. Ecco, c'è una particolarità a proposito di statistiche e a proposito di Alessandro Vannozzi, mentre stiamo vedendo inquadrato invece Carlo Farsetti. Giustamente Nasi parlava della dinastia dei Vannozzi, e a proposito di 4 settembre e di ordine di discesa in lizza dei quartieri, proprio Alessandro è l'unico che in queste due situazioni non ha vinto, perché Arturo Vannozzi e Eugenio Vannozzi si sono imposti sia di 4 settembre sia con questo ordine di discesa in piazza. Ecco, per Porta Santo Spirito ora sta entrando, ha chiamato l'Araldo, il giostratore è Marco Cherici. Marco Cherici, che come sappiamo è quello che ha vinto, diciamo così, l'ha vinto la giostra di giugno spezzando la lancia e entrando in una polemica che poi parleremo in un secondo tempo. Marco Cherici ha corso, lo ricordiamo, 10 giostre, 3 i successi totali ottenuti per lui. 2 con Porta Crucifera e 1 con Porta Santo Spirito. Corre con Satana, un argentino baio di 8 anni. Daniele Gori ha vinto 3 lanci, 2 con Porta Crucifera e 1 con Porta Santo Spirito, quella di giugno. E corre con un anglo-arabo di 15 anni, Willy. Ecco, ricordiamo anche il percorso strano che hanno fatto entrambe i giostratori di Porta Santo Spirito. Hanno iniziato con Porta Santo Spirito, entrambe poi, anche se in tempi diversi, si sono ritrovati con la casacca rosso-verde addosso e poi sono tornati a Porta Santo Spirito. E adesso invece faranno il loro ingresso i giostratori di Porta Sant'Andrea, Stefano Cherici ed Enrico Vedovini. Ecco, questo è Enrico Vedovini, ha vinto 7 giostre. No, è Stefano Cherici. Ah, Cherici, pardon, Cherici. Sì, ha ragione, che ha vinto 6 giostre, sempre con Sant'Andrea e su un cavallo Lilli Gremaek. Invece il Enrico Vedovini ne ha vinte 7, sempre con Sant'Andrea, e corre su un cavallo Peter Pan. Adesso gli ultimi invece che entreranno, ovviamente, Porta del Foro. Ecco, Enrico Giusti ha vinto 3 giostre con Porta del Foro, 2003, 5 e 7, e corre su un quarter horse baio, Luna. Il cavallo non è che ha problemi, ma sicuramente lo tiene lì il giostratore per tranquillizzarlo e per far vedere il pubblico. Ci vuole certamente grande esperienza per controllare questi cavalli, insomma, all'interno della... Sì, l'esperienza è conoscere anche, diciamo,
il cavallo quando è pronto, ma dovrebbe essere pronto già da sempre, però ecco, Bracciali è l'unico sciostratore che non ha mai vinto, d'altra parte ha corso solamente due volte con il quartiere di Porta del Foro e corre con Napoleone. Si parlava dei grandi progressi di questi giostratori nelle prove in piazza, Sergio, no? Sì, sì, le prove, appunto, come si diceva prima, il fatto che facciano sempre tutto l'anno, fanno le prove nei loro quartieri, ecco. Ecco, mentre prosegue l'entrata dei figuranti, appunto ricordavamo delle prove su cui sono andate molto bene, insomma un po' per tutti i quartieri, anche Enrico Giusti per l'appunto proprio nell'ultimo giorno di prove, se non ricordo male, anche, è riuscito anche a spezzare la lancia. Ecco, anche qui sulla lancia d'oro, eccola, come si diceva prima della sostituzione di alcune cariche particolari della giostra, ecco, anche questo personaggio è uno che tantissimi anni, forse 30-40 anni, anche lui che porta questa lancia, e credo che anche qui sia il momento di cambiare, ma di cambiare non di cambiare con un bando, con un servizio, con qualcosa di genere, perché insomma poi mi sembra che nella giostra sia giusto un ricambio, e quindi non è detto che si debba tenere sempre dei personaggi a ricoprire lo stesso ruolo per tantissimi anni. Su una cosa poi in particolare c'è stato un cambiamento che ancora non abbiamo ricordato per quanto riguarda questa edizione, poi avremo modo sicuramente di concentrarci, quello del regolamento, che per quanto riguarda per l'appunto la possibilità di cambiare le lance durante la giostra, ha avuto un cambiamento importante. Su questo non so se vuoi intervenire, Sergio, appunto se concordi. Sì, in su questo quello... momento possiamo dire di questo cambiamento, ma io non lo ritengo una cosa giusta, perché personalmente io, a parte sono un tradizionalista, amo la giostra per quello che è, ma non credo che sia una cosa da averla presa così subito in questo momento. E per me, io penso che sia più che altro una rivalsa del quartiere di Porta Sant'Andrea, che si è visto perdere la lancia con 10. Comunque dal punto di vista del cambiamento c'è questo, che un po' c'è un controsenso, perché si dice prima che la lancia sul giudizio del maestro di campo, se viene battuta non si cambia, e nel caso di rottura non si dà il punteggio doppio. Poi si dice anche, però, se il maestro di campo vede che è stata danneggiata, il cavallo è stato danneggiato per un vento esterno, allora si riporta il regolamento come era prima, cioè si sostituisce la lancia e si dà il punteggio doppio. Beh, allora in questo modo il maestro di campo non ha possibilità di decidere, perché sicuramente non avrà il coraggio, diciamo veramente, di fare in modo che il quartiere possa sostituire la lancia. Deciderà che tutto va bene e quindi non avrà nel giudizio un danneggiamento esterno. Un'altra cosa che voglio dire, il quartiere di Porta Santo Spirito, precisamente Cherici, sicuramente è stato danneggiato dal quartiere di Porta Sant'Andrea, che era lì a lato, dallo sbandieramento. E il cavallo ha paura dello sbandieramento, ha paura di cose che gli vengono sventolate improvviso, per cui non era dovuto al fatto, come si dice, che lui ha fatto apposta. Poteva essere anche 2, 3, 10 volte cambiare la lancia, semmai poter mettere le lance in un posto diverso rispetto a quello che era. E poi c'è da dire un'altra cosa, che insomma, anche, diciamolo francamente, l'addetto ai cavalli, io nel quartiere di Porta di Spirito, ha portato via il cavallo senza che il maestro di campo avesse dato l'ordine. È vero che aveva il vice maestro di campo ritirata la lancia, ma era pur sempre un segnale che non era stato ricevuto dal maestro di campo.
Quindi in questo caso c'è una specie di incompetenza da parte del maestro di campo e una parte di ingenuità anche dei capitani, che al momento che si sono accorti che Martino portava via la lancia, il cavaliere, dovevano intervenire subito, bloccarlo subito e non lasciarlo in questo modo. Insomma, quindi Sergio, è una situazione questa che sicuramente verrà, dovremo rivederla, e questo è un appello a chi si intende di giostra, a chi vorrebbe fare un reclamo del genere, oppure un appello a che debba essere rivista questa situazione. Ecco, quindi degli accorgimenti. Sentiamo per adesso la disfida di Buratto. Non più, scusate, Mauri, Aura, Cortesi, spingono Castro, il piede a tuoi contorni. Sol questo sbergo per i lucenti arnesi, fremo le membra a vendicar gli scorni. I magnanimi spirti, a torto offesi, lungi dal trionfar, odiano i giorni. Con questo del flagel più grave pondo, giuro atterrare il mondo. Oggi provarte forza, empio arrogante, che merte sol, versi tartare i chiostri, un falso traditor volga le piante, ed del suo sangue il suo terreno i nostri. Ogni patto aborrisco, e da qui avanti vesto le spoglie dei più orrendi mostri. Troppo infiamma mio cor giusta vendetta, onde sol morte e gran ruine aspetta. Oggi vedrai se al nuovo campo ascendi, se al tuo folle vantarsi all'opra uguali. Prendi pur l'asta e fra tue stragi apprendi l'armi d'un falso ardir quanto siamo frali. Manda chi più t'aggrada e solo attendi da troppo in ataman piaghe mortali. Non più parole ormai, può vendicarmi al campo, alla battaglia, all'armi. E allora, al grido dell'araldo, questo ormai il motto più famoso, diciamo, della giostra del Saracino, ci prepariamo veramente a vivere, ad entrare in quello che è il momento clou della giostra. Ecco, il quadro è completo, ricordiamo soltanto che c'è stato un avvicendamento per quanto riguarda la carica di capitano, per quanto riguarda Porta Crucifera, dalla giostra di giugno a quella di settembre. Mario Francoia per motivi personali ha lasciato la carica di capitano di Porta Crucifera. In piazza in questo momento a cavallo c'è Maurizio Fazzuoli, e a proposito di Porta Crucifera diamo un'anticipazione ai nostri telespettatori. Carlo Farzetti si prepara, è già in sella e sarà il primo a tirare per Porta Crucifera, il primo a aprire le ostilità contro Buratto. Ecco Sergio, che un commento? Dici, Sergio? Beh, il fatto di far correre, io penso che sia Farzetti che Vannozzi hanno tutte e due la possibilità di centrare il 5. Quindi qui non saprei chi far correre per primo, chi fa Suoli, Maurizio farà correre per primo. Probabilmente può anche fare a Farzetti, però c'è Farzetti in sella, sì, è Farzetti in sella? Sì, sì. Si vede, ecco, sì, io questo non l'avevo visto. Non l'avevo visto, ma probabilmente è in questo modo. L'inno della giostra. E adesso l'inno della giostra del Saracino.
Ci sono cose che rendono brillanti tutti i giorni. Piccole cose che a casa e al lavoro rendono la giornata straordinaria. Poi ci sono cose che non capitano tutti i giorni, ma ci fanno risparmiare per 12 mesi, come l'offerta gas più luce di Extra. Il prezzo rimane fisso e conveniente per un anno e in più hai 1000 ore di luce in regalo. Diventa cliente. È facile, comodo e sicuro. Extra, la vita si accende. E allora eccoci di nuovo collegati, adesso siamo veramente giunti nel momento clou, adesso tutto è pronto per assistere a questa giostra del Saracino alle carriere che tra poco prenderanno il via come annunciato proprio con Porta Crucifera che andrà per prima a tirare con Carlo Farzetti come detto dal nostro Enrico. Allora già si iniziano a scaldare gli animi, vediamo, sentiamo proprio i cori anche all'interno delle tribune dei vari quartieristi. E quindi la giostra sta entrando nel vivo. Volevo finire il discorso della giostra, che mi ha fatto molto piacere nel vedere persone del pubblico che leggevano, seguivano l'inno leggendo da un libretto. Questo dà un grande valore, una grande importanza a che la gente segua questa manifestazione. Ed ecco adesso anche l'annuncio dell'Araldo, allora proprio per ufficializzare la partenza di questa giostra del Saracino. E quindi ecco anche i figuranti del quartiere di Porta Crucifera, li vediamo tutti in trepidante attesa, come del resto anche tutti gli altri quartieri. Anche Carlo Farzetti lo vediamo inquadrato adesso, molto concentrato, riceve gli ultimi appunti prima della carriera. Vedete, anche qui ci sarebbe una cosa da dire, una cosa che non... Da regolamento, visto che sono partiti subito a modificare un regolamento della giostra per quanto riguarda le lance, qui bisogna essere giusti e attinenti a quello che è la tradizione, il regolamento della giostra. In questo caso c'è stata una chiamata del maestro di campo. Il giostratore deve entrare subito in campo. Il maestro di campo dovrebbe riferire all'Araldo la seconda chiamata e dopo la seconda chiamata, dice il regolamento dell'articolo 30, che non si presenta dopo la seconda chiamata dell'Araldo viene interdetta l'effettuazione della carriera. Quindi anche qui sta al maestro di campo avere una sensibilità, è inutile che il quartiere, il giostratore arriva, ritorna indietro, vede il pubblico, il cavallo si imbizzarrisce, ancora la terza volta che ritorna indietro. Questi sono tutti perdite di tempo che ammazzano la manifestazione, che non è giusto. Quindi dobbiamo attenersi effettivamente, la gente che... E certamente cercare di evitare, dicevi Sergio, i tempi morti. No, ma oltretutto c'è un regolamento ben chiaro, l'articolo 30 lo dice chiaramente. Quindi allora perché si nota queste modifiche ad hoc e a rivalsa e invece non si seguono quelle che è il regolamento scritto? Mentre tanto vediamo finalmente, ecco, Carlo Farzetti per l'appunto si è sta... un'altra cosa che deve fare il giostratore, sempre da regolamento, deve passare dal maestro di campo e riferire e dire come si chiama. Questo è un regolamento che addirittura è l'articolo 24, quindi sono molte cose che vanno viste, che devono seguire i competenti di giostra. Ecco, ed esplode veramente, esplodono le tribune tra chi fischia e chi invece applaude Carlo Farzetti, che si prepara adesso alla sua carriera, la prima carriera di questa giostra del Saracino. Vediamo, quadrato adesso il maestro di campo che porge la lancia a Carlo Farzetti, che adesso si prepara a correre la sua carriera. Ecco, si vede che il giostratore cerca di far sì che la lancia sia regolarmente dritta, ma non ha avuto... Ecco che parte la carriera di Farzetti, vediamo. Quindi eccolo. 5,
Dovrebbe essere un 5. Ma vediamo, non lo vediamo, so, non lo so, bisogna aspettare perché aspettiamo. Non sembrava proprio nettissimo. Ho visto tra il 5 e il 4. Ma no, sì. Dovrebbe essere sì tra il 4 e il 5. Ora vediamo non quale sarà il verdetto. Certo, però vicino ci è andato. Sì, ci è andato vicino, però io non ci giurerei nel centro. Ecco, sicuramente comunque un buon tiro da parte di Carlo Farzetti. Porta crucifera, dovrebbe aver iniziato bene. Attendiamo anche il replay, ecco, che la regia sapientemente ci dà subito. Ecco, quindi ora il replay ci dovrebbe illuminare su quello che punteggio sì, no. realizzato da Carlo Farzetti. Aspettiamo comunque quello che sarà il verdetto della giuria, che adesso sta decidendo. Sta il giostratore cercando. Ha esultato, vediamo quale sarà il responso. Esatto. Poi. Deve aver avuto anche un colpo della lancia in fascia, perché è arrossato e quindi con il colpo deve avere la lancia, gli deve aver battuta in fronte. Veniva su forti, era una bella carriera, è stata una bella carriera decisa. Il cavallo non ha fatto sgarbi, quindi è partito col piede giusto e sembra una cosa abbastanza sicura per farsi. Intanto vediamo che Marco Cherici si sta preparando per tirare per primo per Porta Santo Spirito. Intanto ancora la giuria non ha preso la decisione. Vediamo, c'è ancora attesa da parte di tutti per conoscere il primo punteggio di questa giostra del Saracino. È bello vedere, no, questa trepidazione che unisce veramente i più giovani e anche quelli, ne parlavo prima appunto, che tanto più giovani non sono, ma che appunto hanno l'entusiasmo proprio dei ragazzini. È vero Enrico, è sicuramente qualcosa, ecco, di emozionante, che comunque è qualcosa che ci regala la giostra. Vediamo ancora però la giuria sta decidendo, perché effettivamente il colpo, anche da come l'abbiamo visto nel replay, sembrava piuttosto difficile. Sì, è da un punteggio controverso, sì. Sì, perché se dobbiamo probabilmente intorno al centro c'è una linea bianca e quindi non avrà colpito lì, e se ha colpito lì non saprei, non è centro. Comunque la giuria poi dovrebbe avere anche tutti gli strumenti per giudicare. Vediamo, ecco, ha preso adesso la decisione. Tra poco sapremo. Vediamo dalla voce dell'Araldo, come sempre, Gianfrancesco Chericoni. Avremo il verdetto, il responso emesso dalla giuria. Sentiamo. Esplode la piazza. Ecco che fa Andrea. Fa vediamo subito. Ecco anche dal replay. Era 5. Ecco, lo vede. Ci sono delle proteste vibranti da parte di Porta Sant'Andrea. Ci sono in piazza delle proteste vibranti da parte soprattutto del quartiere di Porta Sant'Andrea, che è andata di fronte. Ma Sant'Andrea non ha motivo di fare alla giuria. Vediamo attimi, momenti veramente concitati. 5. È 5. Momenti concitanti nella piazza, vedete subito dopo questo primo tiro di Farzetti una giostra che subito si preannuncia spettacolare, però ecco da come abbiamo visto nel replay, grossi dubbi non ce ne dovrebbero essere alla fine. Proprio i quartieristi di Porta Sant'Andrea biancoverdi si sono portati sotto la postazione dove si trova la giuria per protestare contro questa decisione. Mentre intanto vediamo invece dalle immagini della regia della Team TV inquadrati i quartieristi di Porta Crucifera, ovviamente che esultano per questo primo punteggio importantissimo, che dunque adesso mette chiaramente un po' in apprensione gli altri quartieri.
Massimo, non se ne intende. Lo avevamo detto anche in apertura i nostri commenti della giostra del Sarcino, anche con Sergio Nasi, proprio il fatto che ormai è quasi d'obbligo colpire il centro per i quartieristi, per chi vuole, per i giostratori, per chi vuole appunto conquistare la lancia d'oro. Ormai i punteggi vanno sempre più in alto e la precisione deve essere, la concentrazione deve essere massima in ogni carriera. Adesso vediamo, chiaramente sarà ritardata anche un po' probabilmente la partenza proprio del cavaliere di Porta Santo Spirito da questi momenti estremamente concitati. Ecco, siamo abituati però a vedere una partenza di questo genere da qualche anno, come avevo detto e come ho detto poco fa, i tiri di apertura erano di Porta Sant'Andrea che avevano sempre lo stesso tenore, il centro marcato. Questa volta è stata Porta Crucifera a aprire con il botto la piazza, grande soddisfazione da parte del capitano Fazzuoli, grande sconforto da parte invece degli altri quartieri, in particolar modo il quartiere di Porta Sant'Andrea, e vediamo anche che è stato espulso dalla piazza un figurante bianco-verde. Ecco, Sergio. Non ho visto, ma ecco, io mi riferivo un attimo a come è partito il giostratore. Il giostratore è partito benissimo perché non aveva subito nessun danneggiamento dal momento che lì, dove a giugno c'era Sant'Andrea, c'è stato ora, ci sono ora i giovani del quartiere di Porta Crucifera. Quindi il cavallo, ritornando al discorso di giugno, è stato danneggiato sicuramente dalla foga del quartiere di Sant'Andrea. Aspetta. Ora mi dicono che è stato allontanato un figurante di Porta Sant'Andrea, sicuramente avrà, non ho visto per quale motivo. E noi, Sergio, allora però scusami se ti interrompo, ne approfittiamo per dare un po' di pubblicità. Certo.